io auspico che dopo tante giornate di lotte, dopo una vertenza molto faticosa, oggi si possa mettere la parola fine con piena soddisfazione delle parti, sia dei lavoratori che dell'impresa. La soluzione è stata trovata con, diciamo, la sostituzione dei licenziamenti con queste uscite volontarie dall'azienda? No, la soluzione, se mi permette, è stata trovata. Uno, non sono stati fatti licenziamenti forzosi, sono su base volontaria, ma non dimentichiamo mai che comunque le persone escono da un posto di lavoro. La soluzione è stata trovata perché il secondo forno, che a luglio era stato comunicato doveva essere chiuso, viene rilanciato e sono già programmati i turni per un forno 7 giorni su 7 per 3 turni giornalieri e l'altro 5 giorni su 7 per 3 turni giornalieri. Questo mi pare che è la chiave di volta di questa vertenza, il secondo forno che rimane in attività, gli investimenti fatti dall'azienda che superano abbondantemente i 100 milioni di euro e il fatto che le aziende conto terziste continueranno ad avere rapporti con questa proprietà. Perché finora non si è chiusa la vertenza AST? Ma perché dall'inizio la condotta aziendale è stata di un antagonismo di altri tempi che è stata utile a non cercare punti di convergenza ma anzi a trovare motivi per divaricare quelle che potevano essere delle convergenze. La chiudiamo oggi questa trattativa? Noi siamo qui apposta, siamo qui per ricercare un'intesa, come è noto vale sempre il merito, quindi temi con cui ci siamo lasciati, problema delle integrative, quindi di una tutela vera degli aspetti salariali più importanti, il problema degli appalti e quello di evitare licenziamenti rimangono per noi i punti necessari su cui trovare le mediazioni necessarie, compreso la conferma di tutti gli impegni industriali, degli investimenti e della durata quadriennale dell'accordo. Quindi io non ho detto che oggi si chiude, ho detto che per quello che mi riguarda io sono qui per ricercare un'intesa sulla base del mandato che i lavoratori ci hanno dato. Altri sindacati sono più ottimisti, lei ci ha appena detto faremo nottata anche oggi. Io non lo so l'ottimismo da cosa nasce, nel senso che come un negoziato è di per sé complicato, ci sono parecchi punti ancora aperti, ma come dicevo prima l'accordo si fa in due e se non ci sono le mediazioni accettabili, cioè se l'azienda non muove rispetto alle ultime posizioni ancora c'è da lavorare parecchio, per questo dicevo non so quanto durerà il negoziato e se arriveremo all'accordo, cosa che io mi auguro però. Negoziato si fa quando ci sono le firme, l'accordo c'è quando ci sono le firme. Dalla FIOM dicono faremo nottata. E quindi molto probabilmente questa nottata sarà foriera di un buon accordo. Noi ce lo auguriamo perché sono 4 mesi, 40 giorni comunque di sciopero e di proteste che stiamo portando avanti e quindi l'auspicio di oggi è quello di riuscire in queste ore che verranno comunque a concludere un buon accordo. Faccio presente che comunque due delle clausole che in qualche modo ci creavano problemi si sono in qualche modo risolte, perché speriamo che oggi la dichiarazione degli esuberi venga in qualche modo confermata dal fatto che non ce ne saranno più e che quindi ci sono i 290 volontari. L'altro tema, quello delle aziende terze, dovrebbe essere anche quello risolto dal fatto che comunque Ilserv ha avuto la possibilità di sottoscrivere un buon accordo con la Thyssen e quindi anche su questo il tema di discussione sarà sicuramente più semplice. Tutto si svolgerà quindi sull'accordo integrativo, sul quale noi abbiamo chiesto chiaramente il mantenimento di almeno 11 milioni di euro totali rispetto all'erogato 2013 e sui quali invece l'azienda è ferma ad 8. Quindi ci sarà una trattativa che andrà avanti sul tema economico di salario. E le buone notizie che arrivano da Terni sono che comunque c'è stato lo sblocco del famoso treno che doveva servire ad approvvigionare lo stabilimento della Marcegaglia e quindi ad evitare che molti lavoratori andassero in cassa integrazione, quindi il clima è più disteso e quindi speriamo che questo clima ci aiuti a concludere. Anche se sarà nottata, l'importante è chiudere questo benedetto accordo. Assolutamente sì, assolutamente sì.